Buonasera, sono Renato Lunic e l'idea di questa talk è di spiegare in parole semplici l'incremento dei bitcoin, che sono una nuova valuta elettronica. Sono stati, diciamo, ideati nel 2009 da Satoshi Nakamoto, che non si sa se è un pseudonimo, è rimasto solo. C'è una situazione come se fosse uno pseudonimo, se corrisponde a una persona, a un gruppo di ricercatori, perché dopo un po' è scomparso da internet, diciamo, quindi non si sa bene chi sia. Comunque diciamo che appunto, sono una valuta elettronica per l'utente finale che lo usa è molto simile a PayPal, nel senso che io ho il mio programma, invio tot bitcoin a quest'altro indirizzo, prima invia e vengono mandati. Però ci sono alcune differenze fondamentali che sono poi quelle caratterizzanti, sono il motivo per cui sono interessanti in Bitcoin, e che sono intanto basate su una rete decentralizzata peer-to-peer, e quindi non c'è un'autorità centrale, e nel senso non c'è una banca, non c'è uno Stato che controlli tutte le transazioni, che controlli la produzione della valuta, e quindi anche sono come tutte le reti peer-to-peer sono difficili, non essendoci un server centrale, sono difficili, diciamo, da spegnere. E poi le transazioni sono non reversibili, e questo è appunto diverso dal momento che siamo abituati. Di solito tutte le nostre transazioni passano per una banca, e se c'è qualcosa che non va, la banca ci ritorna i soldi. Invece qui non sono reversibili, e questa è una cosa buona per un protocollo di base. Dopo, sopra volendo, ci possono. Uno potrebbe offrire un servizio, che ne so, un'azienda come PayPal potrebbe dire: sopra il Bitcoin io offro questo servizio e io garantisco la reversibilità, che chiaramente per chi magari compra oggetti su internet eccetera è comoda, però a livello di protocollo di base il fatto che le transazioni non siano reversibili è una cosa molto buona. E sono impossibili da versificare, capiamo meglio in che senso. E sono creati secondo una curva prestabilita e sono limitati, nel senso che c'è un limite superiore di 21 milioni di bitcoin, si sa l'anno circa in cui verrà prodotto l'ultimo, che mi sembra sia 2030-2040, e si sa già che verranno creati secondo quella curva, e questo li rende appunto molto diversi dalla moneta a cui siamo abituati, che è inflazionaria, in cui lo Stato può sostanzialmente controllare la quantità di moneta sul mercato. Qui invece è prestabilita dall'algoritmo. E presentano, sì, vabbè, è l'utente, la fiducia che l'utente ripone nel sistema è sostanzialmente solo nel principio crittografico che sembrerebbe che valga in questo mondo, che è più facile decryptare qualcosa di quanto lo sia decryptarla. E capiamo, adesso spiegherò un po' l'implementazione dal punto di vista informatico perché valgono queste cose. Però, appunto, prima di fare ciò, c'è questa osservazione che hanno molte delle caratteristiche di una super valuta, diciamo. Quali sono le caratteristiche di una buona valuta? Beh, ha senso prendere l'oro come esempio, visto che per migliaia di anni è stato usato come valuta, quindi qualcosa di buono ce lo deve avere. E le caratteristiche dell'oro sono che è scarso, che è uniforme, è trasportabile, è facilmente identificabile ma è difficilmente falsificabile, è non deteriorabile ed è prodotto ad un rate abbastanza prevedibile, più o meno. E, appunto, queste sono caratteristiche che non sono affatto banali. Se uno pensa di creare una valuta da zero che soddisfi tutte queste cose, non è facile. Penso, se uno decide di usare dei sassolini della spiaggia come moneta, non sono scarsi, sono facilmente versificabili, eccetera. Gli euro che usiamo solitamente, tutte la carta moneta di tutto il mondo, non sono prodotti in maniera prevedibile, perché gli stati, a seconda delle necessità, ne stampano di più o di meno. E vedremo che appunto i bitcoin soddisfano tutte queste caratteristiche, quindi non, è già una cosa notevole che si è riusciti a creare una cosa del genere. Quindi come funzionano? Diciamo, l'idea di base è quella che una transazione, anzi, l'idea di base è quella di firma crittografica.
Una firma crittografica è un modo che, diciamo, in un sistema di firme crittografiche ci sono, ognuno può creare delle coppie di chiavi, privata e pubblica. Io creo una coppia, mi tengo la mia chiave privata, la corrispondente chiave pubblica la rendo di dominio pubblico, la do a tutti, e a quel punto io posso scrivere un messaggio, posso firmarlo con la chiave privata e tutti quanti, solo della chiave pubblica, sono in grado di, diciamo, sono sicuri che effettivamente quel messaggio l'ho scritto io, anzi, non io, ma in modo più preciso il possessore di quella chiave privata. Se io perdo la chiave privata, un altro è in grado di firmare i messaggi a nome mio, diciamo. Nella rete P2P Bitcoin, appunto, ogni utente ha delle coppie di chiavi private, chiavi pubbliche, e l'idea di base è che una transazione è semplicemente una firma crittografica in cui io dico, io certifico che mando tot Bitcoin a questo indirizzo pubblico e lo firmo con la mia chiave privata e tutti sono in grado di vedere che ho mandato tot Bitcoin a quell'indirizzo. E, appunto, e poi una volta che sono stati ricevuti da quell'indirizzo, solo il possessore della relativa chiave privata è in grado di spenderli nuovamente. Quindi in realtà come entità, anche il nome in realtà un po', a volte ho un'immagine sbagliata perché c'è il termine coin dentro moneta, ma in realtà non esistono come entità fisica, ma neanche in un certo senso più astratto, perché sono solo una lista di transazioni, nel senso io do a te tot e a quel punto tu hai diciamo sei autorizzato a dire io do fuori questo tot che ho ricevuto. Appunto, spiegando in modo un po' più grafico, forse più semplice, ci sono degli indirizzi, diciamo dei nodi speciali che sono detti miner, che spiegherò adesso un po'. Sono gli unici autorizzati a creare Bitcoin dal nulla. In realtà, appunto, secondo una regola precisa, non a volontà. E quindi loro creano dei Bitcoin, a questo punto magari li mandano a un certo indirizzo. A quel punto quell'indirizzo è autorizzato a sua volta a firmare delle transazioni dicendo mando un po' di Bitcoin, un po' di quelli che ho ricevuto di qua, un po' di là. Se uno cerca di firma una transazione, chiaramente io posso firmare con la firma crittografica, posso firmare una qualunque transazione, posso dire da questo indirizzo emetto più di quanto sia mai stato ricevuto, e no, questa transazione chiaramente non viene accettata nella rete peer-to-peer, e quindi insomma è intuitivo che sia. Quindi ogni transazione chiaramente viene propagata sulla rete peer-to-peer e tutti devono essere d'accordo che sia valida. Questa è l'idea di base che tra l'altro esisteva già prima dei Bitcoin, questa idea della transazione come messaggio firmato crittograficamente, però c'è un problema di fondo che se io creo due transazioni, una in cui mando tutti i miei bitcoin da una parte e una in cui li mando da un'altra, come si fa a sapere quale è quella valida, quale delle due valide? Allora chiaramente l'idea è di accettare e ritenere come valida la prima ottenuta in ordine temporale. Il problema è che se c'è un'autorità centrale allora è facile, perché basta fare passare tutte le transazioni di lì e l'autorità centrale dice sì, questa è la transazione quella autentica, quest'altra invece non va ritenuta come valida. Ma senza un'autorità centrale bisogna appunto trovare una soluzione in modo che tutti i nodi si possano accordare su una storia comune, nel senso che tutti possano essere d'accordo che questa transazione è avvenuta prima, questa è avvenuta